Piazzola, è il nostro primo ospite di questa prima giornata di Etnacomics sul palco. Allora, quindi iniziamo questa dissertazione con Stefano circa il concerto che ci sarà stasera, ma non solo. Entreremo nello specifico di un progetto importante che tu hai iniziato adesso e che poi porti avanti e che stai presentando anche tramite la Yamato. Sì. Tramite la Yamato, per cui hai iniziato a lavorare nel 98. Io sono rimasta piacevolmente stupita di quello che sei, nel senso, io non immaginavo che tu rimanessi così nel tempo. Sei perfetto. Io sono bellissime, cioè, scoperte che uno poi si ritrova così, questi fiori di persone. Tu nasci a Milano, però le tue radici sono a Catania, me le hai raccontate, io non pensavo in realtà che fosse così. Hai tutta la famiglia qua, fuorché tu. Cioè, sì, sì, infatti mia madre è nata qua, anche mia sorella, ho ancora tutte le mie zie qua, i miei cugini, proprio un ritorno all'infanzia. Perché da quanto tempo non vieni qua? È una decina d'anni. Adesso che hai ripreso confidenza ti possiamo vedere un pochettino più spesso. Come no, certo. Io sono di Palermo, però comunque sempre diciamo da queste parti, e non ci vuole. Ma 10 anni, prima anche della Sicilia, dove hai vissuto in questi 10 anni? A Milano. Ecco, a Milano. Beh, infatti, tra l'altro, io sono venuto qua con la giacca e non ero abituato ai calori siciliani, questi fervidi. Allora, abbiamo fatto 4 chiacchiere mentre stavamo pranzando, quindi poi ci siamo raccontati un paio di cose. Tra le tante cose, noi parlavamo appunto della sigla di City Hunter, che hai scritto tu, se non sbaglio. Sì, insieme a Massimo Barretti. L'arrangiamento l'ha fatto Alberto Radius, che è uno storico proprio della musica italiana. Insomma, tu hai lavorato comunque con persone che hanno lavorato con capisaldi della musica, a prescindere dai gusti musicali, come persone che abbracciano moltissimi aspetti della musica, perché Mina ha fatto dal jazz alle canzoni pop, Eros Ramazzotti che è prevalentemente pop, e poi c'è Patti Pravo che è chiaramente periodo anni 60-70, psichedelico, insomma, quindi abbiamo abbracciato un ampio spettro della carriera musicale. Tra l'altro tu canti pure gospel, o cantavi? Ho cantato gospel per un paio d'anni, ho studiato jazz prevalentemente con Tiziana Ghiglioni, successivamente poi ovviamente in Italia il jazz è un po' difficile da collocare, soprattutto il pubblico è di nicchia, quindi poi mi sono spostato su generi completamente diversi, che sono stati poi quelli della dance, che infatti è molto più commerciabile. Ho fatto dei successi all'estero con diverse etichette, ho collaborato per questo album di musica latina, è un po' lo stesso percorso che ha fatto mia sorella, diciamo che io ho seguito lei, perché ha vinto Sanremo poi nel 2000 con un brano in italiano, ma ha fatto anche delle hit mondiali come sì, The Rhythm of the Night. Il CD noi lo possiamo trovare anche allo stand di Yamato, no? Esatto, sì. Tra l'altro il concerto di stasera è il primo concerto in assoluto con le sigle dal vivo dei cartoni animati che ho fatto. Qual è di queste sigle la prima? Con quale hai iniziato la tua avventura in questo mondo? Ho iniziato con City Hunter, poi successivamente è arrivata la Mu. Ma City Hunter era, diciamo, una prova, e poi a seconda di come sarebbe andata avresti continuato oppure no? Oppure è stato un pacchetto completo? No, non si sapeva cosa sarebbe successo. Io ho cantato City Hunter, dopodiché la sigla è piaciuta, è andata in onda per tantissimo tempo, all'epoca Italia 7, Europa 7. Mi confermano, e successivamente poi sono nate le altre. La Mo mi hanno ucciso per questa sigla. È bellissimo. Grazie. Perché amata e odiata, un po' come Ataru e la Mo. Senza nulla togliere la storica, che è una bellissima sigla, per l'amor di Dio, io non ho voluto assolutamente prendere il posto della prima. La mia è stata semplicemente una sigla in più. Dico, ci sono le versioni che vengono rifatte, ci sono cover che vengono riarrangiate, poi i temi principali, l'importante è che comunque uno metta anche del proprio, non è che uno può fare le cose uguali e presentare sempre lo stesso prodotto, anche perché, voglio dire, la Mu aveva una sua valenza, una sua storia nel corso del tempo, quindi anche staccare, dare anche una nuova veste, secondo me è anche una cosa importante, dai la possibilità di vedere anche un aspetto diverso, perché quella è più romantica, quella, sì, quella che trasmette. È stata una scelta proprio voluta in realtà, quella di farla un po' più romantica, perché molti mi hanno detto non c'entra niente con la prima sigla, che è molto ironica. Io invece l'ho voluta buttare più sul sentimentale, anche perché se avessi fatto una copia della prima sarebbe diventata una brutta copia. Per la Mu e per le altre sigle, la tua idea musicale qual è stata? Cioè tu avevi
una qualche riferimento, un'ispirazione di un qualche tipo, che idea diciamo di... Allora, per molte ci siamo basati un po' sul contenuto del cartone animato, quindi Pat Labor ad esempio ci siamo un po' ispirati a quello che era anche la sigla originale del cartone con tanto pianoforte. Sun College ad esempio è nata con uno spirito molto solare, infatti ha un'anima proprio allegra, spensierata, esatto. E poi invece c'è stata Credi sempre in te, che è la sigla che è stata inserita nelle VHS di Magic Night Player, che è l'adattamento in italiano della sigla originale giapponese. Vedere i cantanti dal vivo delle sigle, mi viene pure da balbettare per questa cosa, perché uno vede e tocca con mano le persone che hanno contribuito ad un sentimento infantile, adolescenziale. Quindi ora faccio la persona colta dal campo di grano, è come Proust che mangia la Madeleine, che si ricorda di tempi passati. Cosa vuol dire? Che quando qualcuno ricanta una canzone a cui uno è particolarmente legato, poi riaffiorano dei sentimenti di un certo genere. E in questo caso è anche così, perché tu hai abbracciato tra l'altro anche tu una fetta di pubblico molto vasta in termini di età. Sono passati 16 anni. Tra l'altro le sigle, per quel discorso che stava dicendo Anna commuovendosi, hanno il vantaggio di riportarti proprio indietro nel tempo senza tradirti, come potrebbe fare un cartone che rivisto da adulti magari un po' delude, non corrisponde al ricordo. Invece la sigla ti riporta esattamente indietro nel ricordo come l'hai conservato. Questo è una gran bella cosa. Questa sera sempre ci in sono area. Tantissime novità. Ecco, esatto, ci sono molte novità. Tra l'altro, che qualcuna la possiamo dire adesso, per caso sei riuscita a carpire, diciamo, Clara per... Sì, ci siamo incontrati poco fa e abbiamo scambiato due parole. Siccome durante il concerto stasera ci sarà una chicca con delle performance in acustico, quindi chitarra-voce... Cioè, io già quando ho sentito che lui avrebbe fatto la canzone che adesso vi dirà, a me è venuta la pelletoca perché era una di quelle canzoni per cui io piangevo sempre quando ero bambina, quindi magari qualcuno un po' più, diciamo, vicino alla mia età potrebbe avere intuito quale canzone cantata da Clara possa essere. Ricordo ancora il primo giorno a scuola, le mie matite, i pennarelli blu. Ci saranno tutte le mie sigle, ci sarà ovviamente la presentazione in anteprima della sigla storica rivisitata di Kenny Guerriero, che è inclusa anche sul CD. Che è inclusa nel CD, ma ci sarà anche una chicca in più per chi ascolterà il CD che non è inserita nella tracklist sul retro del CD. Quindi non è inserita, è volutamente, come ti dicevi, una hidden track. Ci saranno anche delle rivisitazioni di altri brani, sempre di sigle storiche. Sono quelle a cui sei affezionato. Molto, sì. Tra l'altro ci sarà anche una novità con Cristina D'Avena. Sono felicissimo, però non vi dico che cosa succederà dopo. E non sarai da solo sul palco, perché sarai accompagnato dal chitarrista che con te ha... Esatto, ci sarà il chitarrista Andrea Piraz, che è qui intorno, e che ha arrangiato appunto due dei nuovi brani che riproporrò stasera. C'è anche la responsabilità ovviamente nella rivisitazione della sigla, sì, che parte da un sentimento, ma poi c'è anche un lavoro di ricostruzione della sigla, che è una grande responsabilità. Bisogna comunque creare una emozione nuova che già la stessa prima ti ha dato, no? Diciamo il rovescio della medaglia su cui ho lavorato tanto e spero che piaccia al pubblico. Il progetto attuale si chiama Anime Songs, è in vendita qui allo stand di Yamato e contiene tutte le due sigle, sia in versione TV sia in versione estesa. Questa per i collezionisti è una bella chicca, perché spesso, e anche nel tuo caso capita, non so quanto lo sai, quanto ne sei consapevole, ma spesso la versione TV non è semplicemente un taglio della versione estesa, contiene un micro riarrangiamento, addirittura nella versione di Lavu sono delle parole diverse, sì. Quindi avere in qualità CD entrambe le versioni, oltre alla versione karaoke, è una gran bella cosa. Magari fossero così i CD di tutte le altre sigle che custodisco nella mia collezione. Io volevo chiedere a Stefano, soltanto, si aspettava tutta questa gente qui oggi? No, veramente ragazzi, ma pensavo di aver sbagliato il sale in realtà. Grazie mille ragazzi. Domande? Ciao,
Io intanto sono Sara Stella e ho un sito di musica di rock indipendente che si chiama Fascino Rock. Sì. Però in questo momento vengo come inviata speciale per stile femminile, è un sito tutto di donne che parlano di lifestyle. E la mia domanda comunque era questa: hai rivisitato le sigle? Quali sono state la più semplice da rivisitare e quella più difficile da risistemare? Allora, grazie. Il lavoro, proprio il processo di rielaborazione del brano, è la cosa più difficile sicuramente, che è nel guerriero. Che è nel guerriero, sì. La più semplice? Se in... Però se ti dico il titolo stasera non è la sorpresa. Qualche sorpresa e l'acquolina in bocca deve rimanere, dico, è importante. Perché da 10 anni non scendi in Sicilia? Mentre quando ero piccolo, diciamo che le estati erano le occasioni per cui venivo sempre qua. Successivamente non c'è stata più occasione perché i miei nonni sono poi deceduti. E in Italia, a parte le sigle dei cartoni animati, ho avuto dei gruppi con cui abbiamo fatto prevalentemente cover, con cui sto lavorando tuttora. Però il mio lavoro si è concentrato di più all'estero, perché sono stato per molto tempo in Francia sotto la Sony e in Spagna con un'altra etichetta, quindi mi sono fermato là per un po' di tempo. Vi ricordiamo, stasera il concerto con Stefano apre il concerto di Cristina D'Avena. Potete trovare il CD allo stand della Yamato, che è accanto a quello della Bonelli, che è alle vostre spalle, che potete vedere dove c'è Crimi nella sua evoluzione, quello nel caso in cui voi non aveste ben identificato la zona. Dico, e poi penso che Stefano, a prescindere, abbia il piacere, la disponibilità, certo. Non soverchiatelo, chiaramente, diciamo, fatelo respirare, che ci serve, diciamo, non solo stasera ma anche nella prosecuzione dei nostri anni. Quindi questo progetto è importante, nel senso, non solamente parlarne, perché poi come nei concerti è bello andarseli a vedere, è bello andarseli a vivere. Io sarò là in prima fila a cantare come una pazza, è chiaro, se no non c'è divertimento. Spero di vedervi tutti stasera. Grazie Stefano, noi ci vediamo più tardi. Grazie. Tu mi hai rapito il cuore, l'amore è più di un fuoco e brucia dentro me. Non ti verrà un anello al dito, una catena con te.